Allora, buongiorno a tutti. Abbiamo iniziato la trasmissione, sto registrando. Io sono il dottor Max, che come al solito vi parla da Kigamboni, da Dar es Salaam, Tanzania. Oggi sono qui a casa tranquillo e quindi mi sono organizzato anche con delle cose da leggere. Oggi parliamo di oro, è sabato, e però parlando di oro bisogna poi sempre vedere quello che succede, no? Nell'economia, nella finanza, nella politica, quindi parleremo di obbligo vaccinale e anche altre cose. Io do il benvenuto a tutti. E dunque, ecco, io direi di iniziare così. Io ho delle cose da leggervi, però siccome so che ci sono degli amici che hanno preparato delle domande, io vorrei proprio iniziare dalle domande. E poi magari ci incastriamo, ci faccio io il commento, l'inserimento per quello che devo leggere. Prego, iniziate pure con le domande, sono a disposizione. Naturalmente saluto e do il benvenuto a Walter Manca, che dopo più tardi ci parlerà della promozione di Ovesta. Grazie Walter. Allora Massimo, posso cominciare? Sì, Certo che posso cominciare. allora io ne ho diverse, però siccome le faccio una alla volta anche perché quella successiva dipende dalla risposta che viene data a quella precedente. La prima cosa che volevo capire, dunque, per quanto riguarda l'acquisto dei lingotti, lingottini, viene determinato in maniera che ognuno, diciamo, acquista il suo pezzetto, il suo lingottino in base a quanto versa, o viene in caso di piccole cifre, magari ci sono lingotti di dimensioni maggiori che poi vengono suddivisi fra gli acquirenti. Non so se mi sono spiegata. Sì, beh, diciamo che tutte e due le domande sono un po' la stessa cosa, cioè quando uno compra, fa un piccolo investimento, gli viene assegnato una porzione di un lingotto grande, praticamente, e quindi già in proporzione detiene, non lo so, un decimo del lingotto, metà del lingotto, a seconda dell'investimento. Ok, ma allora in questo caso, se poi si volesse farselo spedire, com'è possibile? Se si volesse farsi poi spedire l'oro a casa, se di fatto tu hai una porzione, e come avviene in questo caso? Beh, in questo caso qui, forse siccome si tratta, credo di sapere la risposta, però siccome si tratta di una domanda tecnica, come tutte le domande tecniche le giro volentieri a Walter, la risposta te la dà lui. Prego, Walter. Ok, grazie. Allora, il deposito con Ovesta è da intendere come un conto corrente online che anziché avere euro al suo interno ha grammatura di metalli preziosi. Per cui, quando un cliente di Ovesta acquista per una certa cifra, con il prezzo di quel giorno acquista determinati grammi. Questi grammi, come diceva giustamente il dottor Max, sono assegnati da un lingotto più grande. Ovesta opera con i lingotti dello standard Good Delivery, che è il livello massimo. Sono i lingotti, per intenderci, delle riserve auree delle banche centrali, e ogni lingotto pesa circa 12,5 kg. Quindi si acquisisce una quota di grammatura dei vari lingotti e ogni cliente vede esattamente di quale lingotto è partecipe, perché quota e tutto quanto. Nel momento in cui vuole che gli venga consegnato un lingottino, decide il formato del lingottino, da 1 grammo, 5 grammi, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1 chilo, quello che vuole, lo decide dal suo portale e viene praticamente scaricata la sua partecipazione a uno di questi lingotti Good Delivery per la quantità che vuole che gli venga consegnata, e per quella quantità richiesta di grammi viene consegnato un lingotto di oro fino certificato della Hare House, che è la raffineria praticamente numero uno al mondo. Quindi ha un lingotto specifico con i suoi codici sulla base del
dell'attrezzatura che ha scelto. Non so se Sì, questo. però ok, capisco, però in questo caso immagino che il lingotto grande abbia un costo, diciamo, inferiore al grammo, no? Rispetto a quelli piccolini. Quindi nel momento in cui io poi voglio farmi mandare a casa, che ne so, ipotizzo, adesso sparo là 10 grammi, che ne so, in lingottini. Cioè, poi il prezzo al grammo sarà inferiore. No, è già stato pagato il prezzo al grammo nel momento in cui si è fatto l'acquisto. Quindi i grammi sono grammi, è questo che dicevo che forse non è così intuitivo come io potrei pensare. Cioè il fatto che quando uno nel deposito ha grammatura di oro, se poi si fa consegnare 10 grammi, dalla grammatura che aveva acquistato al prezzo al quale aveva acquistato, avrà il lingotto da 10 grammi, quindi gli vengono tolti 10 grammi dal suo deposito, tutto lì. Quindi non c'è un riferimento al prezzo nel momento in cui, dopo aver già acquistato, si fa consegnare dei lingotti. C'è da dire una cosa Volevo, diversa, invece. Sì. mi scuso, Chiedo scusa. volevo chiedere una cosa a proposito di questi lingotti. Questi lingotti, quando arrivano nelle loro pezzature, sono già inclusi di assaggio? Mi spiego, se io vado a rivenderli, l'assaggio ha un costo, quindi hanno già una certificazione, cioè sono sottovuoto, che ne Sì, so. sono Cioè, blisterati. Sono tutti blisterati, certificati con il documento che li accompagna e soprattutto non sono di una raffineria qualunque, sono della Carehouse che è riconosciuta a livello mondiale. Dalla mia esperienza non vengono neanche toccati per la assaggiatura perché non ce n'è bisogno. Ovesta ha voluto risolvere anche questo problema nel senso che ha un obbligo di riacquisto nei contratti di deposito, per cui se il cliente avesse bisogno di liquidità, basta che venda dal portale i grammi che vuole vendere e ne ricava il bonifico nel giro di 2 giorni, al massimo. sì, volevo Questa fare è una un'opportunità. precisazione. Scusami, Walter. Finito, Sì? prego. Prego, finisci. Allora, sì, per finire il discorso di prima e spiegare relativamente al costo che possono avere, che chiedeva se un lingottino da 10 grammi ha un costo più alto rispetto a un lingotto da 1 chilo, e ho spiegato che non c'è differenza di costo nel senso che l'acquisto viene fatto al prezzo del giorno, poi ci sono i grammi, per cui se uno vuole grammi prende 10 grammi, 50 grammi, 100 grammi e non li paga diversamente, non c'è un costo diverso al grammo. C'è da dire una cosa, però, se uno ha 1 chilo d'oro e si fa recapitare 10 lingotti da 100 grammi piuttosto che 1000 da 1 grammo, ovviamente ci sarà un costo di conio per le pezzature più piccole, cosa che non c'è col lingotino da 100 grammi, Puoi quello va spiegare che tenuto. cos'è, scusami Walter, scusate, Sì? pazienza, a volte cose anche abbastanza banali. Puoi spiegare che cosa vuol dire costi di conio? Il costo materiale per produrre quel lingottino di quella pezzatura particolare. E stamparlo, via, Sì, stamparlo, sì. materialmente, come si fa per le Sì, è monete, blister. stamparlo. Sì, blisterarlo e certificarlo per questa procedura qua e basta, non è nient'altro. Ma di per sé la grammatura d'oro è già di proprietà del cliente nel momento in cui ha fatto l'acquisto. Quei Benissimo, grammi benissimo. sono suoi. Sì, allora ecco, se posso adesso, una precisazione credo però molto importante. Allora, quando comprate oro trasfuso, è molto importante capire dove lo comprate. Infatti, come diceva il dottor Manca, quando si compra l'oro dell'Airhouse, cioè, è
quello che si compra come le monetine, queste cose qui, sono tutte incelofanate, no? Per quella carta che si usa oggi, di plastica dura, che viene poi stampata e la monetina viene chiusa all'interno, no? E quella è come un good delivery, cioè quella lì non c'è bisogno di testarla, perché è anche accompagnata da una certificazione con tutte le caratteristiche, e si parla sempre di 94 carati, 94 carati, quindi non ci sono problemi. Quando invece andate a comprare un po' d'oro di qui e di là, come spesso viene accade, o in alcune piccole raffinerie, in quel caso lì non c'è good delivery, quello che si chiama good delivery, cioè comprate dell'oro sfuso. Quando lo andate a rivendere, è obbligo, è prassi, in quel caso, che devono certificarlo di nuovo. Quindi ci sono per chi lo compra, ci sono degli ulteriori costi che naturalmente vanno a gravare sulla vostra vendita. Ecco, quindi è molto importante, anche se dovesse costare qualche cosina di più, andare sul sicuro e affidarsi ad aziende certe, sicure, certificate, riconosciute a livello internazionale, e ce ne sono molte anche in Italia, intendiamoci, casa di Dio. Però questa è sicuramente una cosa da considerare. Ora invece, Walter, ho una domanda per te, è una domanda insomma un po' particolare, però bisogna che te la chieda, perché bisogna che i nostri amici che ci ascoltano abbiano un'idea chiara anche delle problematiche relative alle consegne. Allora, mettiamo il caso che io, dal mio conto, decida appunto di farmi di vendere dell'oro e dico: guarda, di a Westa, io sono in Italia, facciamo conto che sei in Italia, di a Westa che voglio 5 monetine, di 5 grammi l'una, la portanza 5-10 grammi, blisterate, cioè good delivery, e che me li consegni a Lucca, dove ho il mio domicilio. Qual è la procedura? Nella pratica cosa succede? Nella pratica è semplicissimo perché c'è il cliente ha l'accesso al suo deposito dal portale di Ovesta e dà semplicemente la disposizione di consegnare i lingotti, quanti lingotti vuole nella pezzatura che vuole e indica l'indirizzo. Tu adesso hai fatto l'esempio di Lucca. Se è il tuo indirizzo come cliente, assolutamente è standard e di default e ti viene spedito e di solito nel giro di una settimana ti viene consegnato, poi dipende anche dalle quantità che si chiedono, vengano consegnate, perché per motivi di sicurezza, se i pesi dei lingotti che vengono richiesti sono importanti, la spedizione viene frazionata, vengono fatte due o più consegne frazionate. Ma in linea di massima viene fatta la consegna entro 7 giorni lavorativi, arriva il pacchetto a casa. Ma c'è una cosa in più, cioè con Ovesta c'è anche la possibilità, sempre attraverso il portale, di dire sono in Spagna e ho trovato chi acquista l'oro a dei prezzi fantastici. Mi faccio mandare un lingotto dove sono io in Spagna. L'unica cosa, ecco, che è fondamentale, le consegne dei lingotti possono essere fatte al domicilio o anche altrove, ma devono essere prese in carico personalmente dall'intestatario del deposito. Cioè non si può dire consegna a Tizio, a Caio, non vale quella come possibilità che Avesta offre. Nemmeno con una delega? Con la delega è possibile, ma la delega poi va appunto verificata. A me è capitato che un cliente italiano, io occasionalmente vado alla casa madre e quindi per incontri di lavoro e quindi posso essere là. Mi è capitato che un mio amico che ha il suo deposito mi chiedesse di portargli due lingottini da 100 grammi. Mi ha fatto una procura scritta e firmata con allegato documento d'identità, ha fatto la prenotazione indicando
che sarei andato io a ritirarlo. Quindi anche la Quindi delega è in una situazione questo senso. privata, non c'è bisogno, non è, insomma, è Però fattibile. attenzione, sì, da verificare di caso in caso e anche relativamente alle quantità, per un motivo, perché c'è una cosa sulla quale Aovesta deve stare attentissima, è evitare possibilità di riciclaggio, nel senso che se c'è un'interposizione di persone, deve essere chiaro il senso del tutto, cioè per Aovesta non devono esserci dubbi che con la consegna fatta a una persona terza ci siano possibilità di coinvolgimento in operazioni poco pulite e Sì, poco corrette. Quindi questo va tenuto presente, ma come detto, la possibilità, valutati tutti gli aspetti delle operazioni specifiche, la possibilità c'è. benissimo, grazie Walter. Io non voglio perdere il filo. Prego Irene, prossima domanda. Sì, allora, perché io volevo capire dunque in riferimento al fatto che tu hai detto nelle scorse volte, insomma, che si arriverà all'azzeramento in pratica dei conti correnti e all'introduzione dei microchip. Ipotizzando quello scenario là, per chi appunto non se lo sarà fatto inserire questo microchip, poi che possibilità avrà, cioè in quel caso lì, quindi immagino che l'unica cosa che gli rimane da fare è di farsi consegnare l'oro, perché come per questo la mia domanda precedente, perché in quel caso lì come fai a farti consegnare il corrispondente, diciamo, dell'oro in soldi in pratica, se non hai più un conto corrente di riferimento, quindi No, in ma quel caso scusami, credo di aver capito la domanda. Allora, ci sono diversi aspetti, no, da considerare. Il mio obiettivo principale, il nostro in questo momento, e come primo passo, è quello di chiederci, ma insomma, qual è la maniera migliore, no, che io posso fare, la soluzione migliore per tutelare il mio patrimonio, i piccoli soldi, quei pochi che sono rimasti in banca. Ecco, allora a questa domanda fondamentale la risposta è investire in oro. Poi appunto si tratta di vedere se lo vuoi sfuso, se lo vuoi comprare e poi tenere in stoccaggio presso l'istituto che vuoi te. Bene? Poi il fatto che tu impianti nel microchip non significa che tu non abbia un conto corrente. Il conto corrente anziché essere in banca è nel microchip, quindi funzionerà esattamente nella stessa maniera come funziona un conto corrente di oggi. Stessa cosa, non cambia niente. Te, l'unica maniera l'unica maniera, avrai anche in quel caso trasferito, investito denaro, no? Facendo un processo che si chiama di transustanziazione, avrai convertito moneta fiat che ha solo valore nominale, quindi non vale assolutamente niente perché non è garantita da niente, garantito dal fatto che l'accettiamo e basta, in oro, e quello non te lo può toccare nessuno, soprattutto se scegli la soluzione che propongo io con l'istituto che propongo io. Di quello io poi parlo negli allegati, nell'integrazione, le due integrazioni sul fondo fiduciario Sì. che le hai lette quelle lì? Sto andando in ordine, sono arrivata alla terza parte della storia dell'oro perché Bravo, purtroppo il bravo, tempo è bravo, poco. bravo. Va bene, quando hai finito tutto, è essenziale, anche lo dico per gli altri amici, leggere il report che ho messo insieme dove troverete gran parte delle risposte alle vostre domande. E poi leggere le integrazioni. Chi non ce l'ha me le chiede, io le rimando. Ecco, perché poi a quel punto voi dovete decidere dove e come e io vi dico la mia. Io ricordatevi che lavoro come consulente indipendente. Io non ho nessun contratto con nessuno. In questo momento supporto Aovesta e spero di poterlo fare ovviamente anche nei prossimi anni, perché la mia esperienza personale con Aovesta è stata positiva, mi ha convinto, è l'unica
azienda, istituto in Germania con determinate caratteristiche che io conosco, può darsi che ce ne siano altri al mondo, io questo non lo so. E quindi in questo momento io, come consulente, per un certo tipo di investimenti, vi suggerisco di stoccare l'oro là. Quindi capisci, Irene, anche se si dovesse andare a grande reset e al microchip, il tuo patrimonio è il tuo patrimonio, nessuno te lo può levare nel momento in cui te ce l'hai in oro. Sì. Anche lì, se vuoi pignoleggiare, volendo, ti potrei fare l'avvocato del diavolo anche sul tuo oro proprio intestato a te, ma in questo momento non lo voglio fare. Contrariamente, l'oro, scusa, la moneta che te tieni in banca non è tua, ha sopra un copyright e appartiene alla banca centrale. In qualsiasi momento la possono convertire in una moneta digitale, la possono convertire in un'altra moneta, possono vendere la banca ad un altro istituto, cioè possono fare quello che vogliono e te non puoi fare assolutamente. Sì, questo capisco, però se non ci si vuole far impiantare sto benedetto microchip, tu che possibilità hai a quel punto là di, come dire, utilizzare in qualche forma, in qualche misura questo oro che hai depositato? Come fai in questo caso? Ho capito, mi fai una domanda da 1 milione di dollari. Che cosa ne so io? Io non lo so come struttureranno tutta la cosa. Ragioniamo nel breve periodo, medio periodo. Cioè, passeranno degli anni, no? Prima che microchip tenteranno, come stanno facendo con le vaccinazioni, di microchippare tutti. È inutile che dire, io non lo so, mi dici, io non lo voglio fare. Non lo faccio, non lo voglio fare, ma stai attento a dire questa cosa qui, perché se rimani nei G20, così come tra poco sarai obbligata in qualche maniera a fare la vaccinazione, stessa cosa dovrei fare con il microchip, perché se no devi prendere e venire con me in Tanzania, oppure trovarti in altro paese in Africa dove che non conta quasi niente nella scacchiera mondiale e dove guadagni tempo, no? Guadagni tempo, nel senso, siccome qui sono talmente tanto indietro, qui la situazione economica è come quella che noi avevamo negli anni 50-60. È chiaro che non sanno nemmeno questi niente di tante cose, no? Di tecnologia. Hanno scoperto adesso il 3G e il 4G, è stato introdotto praticamente il 4G quando sono arrivato io pochi mesi prima. Stanno già parlando del 5G, ma ci vorranno 4-5 anni per costruirlo. Quindi, venendo qua, uno guadagna tempo. Nel mondo occidentale, purtroppo, tutto questo tempo non c'è. Quindi, alla tua domanda, la risposta è questa qui. Nel momento in cui loro decideranno di procedere, non c'è corte costituzionale nazionale che può fermarli. Ecco perché la Corte Costituzionale, vediamo dopo magari se abbiamo un po' di tempo, ha finito per avallare l'obbligatorietà del personale sanitario, perché sono direttive che vengono dalle sovrastrutture, che si chiamano consigli supremi, e di cui io sono stato il primo a parlare nella trilogia, fondati da Giuseppe Mazzini ed Albert Pike intorno al 1850, 1855, quell'epoca lì a Charleston in America. Sì, a quel punto Prossima là. Sì, domanda. allora la prossima domanda è: tu parli spesso di diversificazione. Allora, io volevo capire, si intende diversificazione, cioè ovviamente non in Bitcoin, quello l'avevo capito, però includendo anche altri strumenti finanziari oppure sempre all'interno dei metalli? Cosa intendi tu esattamente per diversificazione? Diversificazione in questo particolare momento storico si devono intendere soltanto oro e metalli pregiati, quindi platino, argento e palladio, soltanto questi. Tutti gli altri prodotti direttamente o indirettamente che te li presentino come super sicuri, come hanno fatto col Bitcoin per tanti anni, raccontandovi un sacco di palle, avete visto, no? Ha perso l'80%.
super sicuro dove? Sono tutti collegati alla borsa. E io dico questo agli esperti, ma non lo dico per condannare nessuno, perché loro avranno, immagino, anche loro fatto il loro onesto lavoro. Vi hanno detto tutto quello che gli hanno insegnato. E quindi non li biasimo, diciamo, però dovete sapere che tutti questi Bitcoin, tutte queste criptovalute, tutte queste cose sono state create dallo stesso sistema per abituare le persone a usare il digitale. Così quando inseriranno il digitale loro, che poi ne parlo dopo, sarà il dollaro, scusate, elettronico, tutte queste cose, quindi al massimo il dollaro rimarrà dollaro, ricordatevelo, dollaro, la Federal Reserve. In questo contesto qui, in questo mondo qui, anche quando ci sarà il grande reset, che è un progetto loro, rimarrà il dollaro, non state dietro a quelli che vi dicono il dollaro crolla, la cabala crolla, tutti questi qui sono tutte storie create dai servizi, per intrattenervi e darvi la parvenza che poi arrivano i buoni e risolvono tutto. Sono tutte balle, Io ormai che seguo questa vita da 10-15 anni in America e a me non me la vendono più. I'm not gonna buy it, diciamo, in America. Prego, Irene. E quindi lo stesso immagino che sia per gli ETF, la stessa considerazione si può fare Sì, anche per gli ETF. certamente, certamente, Ho capito. certamente. Certamente. Ascolta, allora, altra cosa, approfitto, visto che sono riuscita a Prego, collegarmi. prego, prego. Nel caso si voglia tenerlo in una cassetta di sicurezza, questo nel caso in cui poi, non lo so, dovesse esserci un periodo in cui decidono di sequestrarlo, l'oro a chi lo possiede, anche, possono farlo anche in quello custodito nella cassetta di sicurezza? Certamente. Nel 33 molti dei risparmi degli investitori medi, no? Medio-alti, privati, erano tutti nelle cassette di sicurezza, erano sequestrati lo stesso, e se non li davano loro perché era risultato che l'avevano comprato, andavano in galera. Andavano in galera, Roosevelt fece la legge apposta. I banchieri, l'America era fallita per la seconda volta, i banchieri andarono a battere tassa e non ce la fecero col presidente precedente, però Roosevelt acconsentì immediatamente, fu eletta apposta, e fece la legge apposta e chi non consegnava loro, non so, molti forse saranno anche andati in galera all'epoca. Informazioni su queste cose sono molto scarse, no? Comprensibile, no? Perché però è una cosa che è successa, ma la stessa cosa sull'oro è successa in America ed è successa anche in Italia, vi ricordate con Mussolini, no? Quando Mussolini rastrellò tutto l'oro, mica sono andati a prendere l'oro dei Cavò, quelli si sono guardati bene da toccarlo, sono andati a prendere l'oro nostro, l'oro dei poveracci, e può risuccedere di nuovo, anzi secondo me deve succedere col grande reset, se no che grande reset è? Il grande reset è azzeramento dei conti correnti e espropriazione di tutto quello che abbiamo. Questo è quello di grande reset. Cosa credete che significhi? Mamma Poi che mia. ci riusciranno a farlo o meno, come lo vogliono fare loro, è un'altra cosa. Ma l'hanno chiamato grande reset perché grande vuol dire Great Reset, vuol dire grande a 360 gradi, vuol dire grande, vuol dire che include tutto. C'è un reset per cui tutti i nostri asset passeranno da mani privati allo Stato, perché per la legge marittima, come ho letto brevemente prima, è la legge vera che sovrintende su questo pianeta qui, da 5.000 anni. Comprese le abitazioni, secondo te? Sì, certamente, l'ha detto Papa Francesco, che la proprietà privata l'ha detto già credo un paio di volte, ha fatto un intervento, come dire, proprietà privata a un certo punto potrebbe anche essere ceduta, no? Ha fatto un'uscita di questo tipo qua.
Perché? Perché si ritorna a quello che si dice, o brevemente accennato, in due parole. Perché noi siamo governati dalla legge dell'ammiragliato e la legge marittima, per cui vigono le leggi del mare, marittima, no? Si chiama del mare, legge del mare, la legge del mare. Quindi queste sono tutte leggi di derivazione dal corpus iuris dell'impero romano, ma anche prima, perché già esistevano Babilonia, in Egitto, eccetera. Per cui noi siamo un asset del governo, della compagnia, né più né meno. I nostri nomi e cognomi sono commercializzati, cioè venduti, comprati sistematicamente ogni giorno nelle borse del mondo. E noi quindi abbiamo un valore che può essere anche quantificato, è quantificabile. Io nel libro lo spiego la procedura, come si fa a ottenerla, però dire queste cose qui bisogna che un attimino uno sia anche un po' preparato, perché se no non riesce a seguirmi, no? È un Prego, po' prossima il domanda. discorso. Sì, scusami, riaggancio un secondo a quello che hai detto adesso. È un po' il discorso. Io avevo seguito un pochino la Barbara Banco con Noie, io sono, un po' quel discorso lì, diciamo. Non la conosco, di che cosa si tratta? Ah, no, vabbè, perché parla di queste cose, allora credevo che magari. Io seguo soltanto attori stranieri, italiani non seguo quasi nessuno, che posso conoscere. Ama. Sì, autodeterminato. Autodeterminazione, sì, che viene dalle bolle papali del 700, eccetera, Sì, eccetera. però l'autodeterminazione come la propongono loro non esiste. Dalla Matrix o dal Matrix, oggi come oggi, non si esce. Punto. Io l'ho già ripetuto tante volte, inutile spendiate soldi a seguire queste procedure che vi mettono soltanto in un angolo nel quale poi è anche molto difficile uscire. Io ho due o tre casi di amici che hanno seguito l'autodeterminazione e adesso hanno problemi a ottenere il passaporto, hanno problemi a venire qua e tutto. Lasciatele perdere queste cose. La maniera Sì. migliore è quella di conoscere il nemico, tra virgolette, e prendere le giuste contromisure per combatterlo all'interno del sistema, in maniera combatterlo in termini figurativi, cioè non combatterlo, intendiamoci, cioè prendere le contromisure è un'operazione che io sto portando avanti qua per coloro che, per esempio, hanno perso il posto di lavoro a livello medico e non soltanto, è in quella direzione lì. Questo non posso parlare, chi è interessato mi può contattare direttamente. Altre domande? Sì, ascolta, allora, tornando all'acquisto dell'oro, quindi se ho ben capito c'è una quota diciamo di ingresso che viene pagata nel momento in cui fai l'acquisto e poi se ti viene consegnato in contanti sul conto corrente non hai altri costi, è così, vero? Sì, allora per le cose molto tecniche, magari poi in due parole, meglio parlare con Walter Maga. Dipende dal piano che te scegli, no? Ci sono tre piani di accumulo e ognuno ha delle caratteristiche diverse. In quel caso c'è un costo di apertura conto, che però poi nel corso dei mesi, man mano che te vai avanti con l'acquisto dell'oro, Ovesta ti permette di recuperare. Io suggerisco il piano Royal Class, perché con un investimento di 25.000 euro il conto è gratis. L'unica cosa che dovete pagare e la paghereste comunque è quella dello stoccaggio dell'oro. In questo caso rimane in stoccaggio presso Auvesta. La Ok, procedura è molto ma. semplice e dopodiché, scusa Mirene, per concludere, scusami, ti devo Sì, finire di dire. E certo. una volta aperto il conto, non avete più nessun tipo di costi, nel senso potete chiamarci, potete chiamare me, potete chiamare Walter, che lui segue bene tutto il discorso tecnico, no? Del sito per avere informazioni, volete vendere, che è molto semplice, semplicissimo. Qui vendi l'oro oggi,
bene? Dici, mi mandi comunicazione a questo, dici voglio vendere 200 euro d'oro, no? E il giorno dopo ti arriva la notifica e c'hai i soldi sul conto corrente, a costi praticamente zero. Non è che i costi sono proprio poco zero, Walter, voglio essere onesto, però diciamo a costi molto molto contenuti. Quindi in realtà tutto il servizio di assistenza nostro, che duri, insomma, che ci chiamiate 2 volte all'anno o ci chiamiate 20 volte all'anno, rimane lo stesso e non avete alcuna debita. Ok, allora poi queste cose tecniche, va bene, a parte che le sono scritte immagino anche nel sito, vero? Beh, alcune cose ci sono scritte, però devi poi parlare col dottor Walter che per le Sì. cose tecniche, per l'apertura conto, tutte queste cose, segue tutto lui, eh. Ok, questi dettagli, allora poi li, sì, ok, li vedo in un secondo momento. E poi tu prima hai parlato dell'opzione della seconda opzione, diciamo, per gli operatori sanitari. Sì. Allora, io infatti lavoro in ospedale e diciamo che finora sono riuscita mi è andata bene per un verso o per l'altro, sono riuscita pur senza fare nulla, diciamo, a non perdere il lavoro, però sarei comunque interessata a quella seconda opzione di Allora, cui noi parlavi. siamo già in contatto, no Irene? Vediamo un Sì, po' che c'è sì. scritto, no? Sì. Allora Sì, dopo ti ho mandato anche il materiale, credo, no? Te l'ho mandato il sì, sì. Sì, materiale. Ecco, mamma mia, allora se ne parla grazie più per tardi, tante se cose. ne parla più tardi. Sì, Ok. no, direi, vedi, il punto è questo, il punto è che questa soluzione è disponibile adesso. Io non so se sarà disponibile tra un mese, eh. Io odio mettere fretta, no, alle persone, perché io, vedete i miei interventi, io non ho niente da vendervi. L'unica considerazione che faccio è che questa soluzione è disponibile adesso. Io non lo so se è disponibile, sarà disponibile tra un mese, perché poi le cose cambiano, come si sa, le cose cambiano. A quel punto, poi dopo, boh. Certo, capisco. Eh beh, allora, meglio sbrigarsi. Esatto. E poi posso. Beh, adesso parliamo solo di oro o si può Sì. anche chiedere solo di oro? Dimmi. Ok, No, no, dimmi, perché. dimmi, dimmi, che domanda è? Dimmi, dipende da che domanda è. Ma allora, perché avevo anche seguito quando parlavi di Tanzania, che dicevi che poteva essere una buona idea di quando si viene in perlustrazione di approfittare per fare la residenza, per cui in caso di blocchi, diciamo, in caso di impedimenti a muoversi, se hai la residenza ti lasciano partire. Sì. Ok, però in quel caso tu puoi mantenere la residenza anche in Italia e averne di conseguenza due, o la perdi quella in Italia? Allora, no, 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 c'è un periodo di, diciamo così, di transizione, no? Per cui la legge italiana prevede che quando sei stabilmente residente all'estero tu ti debba iscrivere all'AIRE, giusto? Però la legge è molto flessibile perché uno, per esempio, che ha due abitazioni, una a Zanzibar e una in Italia e va a Zanzibar ogni tanto, capito? Così, no? Come perché ha fatto un investimento, eccetera. E però vuol mantenere la residenza in Italia, in quel caso è chiaro che mantiene la residenza in Italia. Però c'è il caso in cui uno invece magari si trasferisce dall'Italia e vuole stabilmente vivere a Zanzibar o in Tanzania, stessa cosa, le leggi di immigrazione sono le stesse, come nel mio caso, no? Quando andai a New York tanti anni fa, mi sono poi a un certo punto trasferito la residenza a New York, però ho mantenuto il domicilio da mia mamma. Ed è tutto legale, non avete bisogno di avere la residenza, basta che teniate il domicilio. Può essere presso una sorella, un fratello, Ok. non ha importanza, è perfettamente legale. A quel punto, quando però siete stabili, capite? Se volete proprio dire, no, io voglio vivere qui, ci sto bene, eccetera, a quel punto dovete fare l'iscrizione all'AIRE perché è quello che dice la legge, no? Ok, quindi sì, comunque sia, però tu mi dici, cioè se io non mi trasferisco subito, mi trasferisco magari ipotizzo in un secondo momento. Nel frattempo, se io ho fatto comunque la residenza in Tanzania, posso averla anche in Italia o in Italia mi rimane solamente?
un domicilio. No, no, te mantieni la residenza in Italia, non deve dire assolutamente niente che è preso la residenza, anche perché è una residenza temporanea comunque di 2 anni, non è una residenza definitiva, non ha nessun tipo di obbligo. E prendi tempo e cominci a fare le tue ricerche, vieni qua, magari fai la settimana investigativa, tutto quello che devi fare, non ti sta a preoccupare della residenza. Non esiste Ok. problema residenza. Non è collegata all'acquisto dell'abitazione, la residenza, quindi. Assolutamente no, non è nemmeno collegato all'inizio, non è nemmeno collegato con la prova che hai affittato niente. Le procedure nostre sono molto semplici. Poi, naturalmente, quando vieni dovrai affittare qualcosa, no? Certo. A quel punto si ritorna all'immigrazione e si comunica che vivi in quell'indirizzo lì. Basta. Già Ok, fa nient'altro. Semplice. perfetto. Benissimo, allora io ti ringrazio molto te e anche Walter delle vostre risposte, e perché io le domande allora adesso le ho terminate, grazie infinite. Prego, Prego. ma rimani con noi perché ci sono altre Ah cose sì? Ma che certo. dobbiamo dire. Sì, Sì, no, beh, rimango, non è che rimani, vado rimani. via, se rimango, ascolto certamente, grazie. Ecco, allora siccome siamo benissimo, grazie, grazie. Siamo a disposizione naturalmente. Allora, no, dicevo, a questo punto, Walter, siamo quasi circa a metà trasmissione, no? Ci puoi spiegare i dettagli della promozione di Auresta per cortesia per le feste natalizie? Grazie. Senz'altro, allora, aspetta che mi metto in postazione. Auresta ogni anno, oramai da qualche tempo, a volte anche 2 volte all'anno, cioè per Pasqua o se ci sono occasioni particolari, ha delle offerte promozionali per incentivare ovviamente i clienti all'istituto del risparmio in metalli preziosi. L'azione promozionale che è partita adesso per Natale 2022 è partita dal 27-11 e dura fino al 27-12, cioè un mese esatto. E cosa prevede questa promozione? Prevede che a seconda dell'acquisto che fa il cliente vengano fatti dei regali in grammatura di metalli preziosi e sono precisamente 6 categorie, 6 scaglioni di regalo, ovvero per un acquisto del valore di 590 euro vengono regalati 10 grammi di argento. Un acquisto di 2.590 regalati 50 grammi di argento, per un acquisto di 7.490 2 grammi d'oro. Non so voi, ma è andata via la voce, io non sento più niente. Sì, io non sento più niente, nemmeno io. Vediamo un po', scriviamo a Walter, vediamo un po'. Aspetta, vediamo un po'. Mandando un messaggio, vediamo un Mi po'. sentite? Naturalmente. Ecco, Mi adesso vi sentite? sentiamo, prego. Sì, Walter, Non so perché era in riconnessione, ho visto sì, adesso. ti preoccupare. A Abbiamo che perso gli punto? ultimi 10-15 secondi. Ecco, allora dicevo che c'erano le 6 fasce di regali a seconda degli acquisti che vengono fatti e sono, ripeto, in sequenza. 590, per un acquisto di 590 euro, 10 grammi d'argento, per 2.590 50 grammi di argento, per 7.490 2 grammi d'oro, per 19.990 5 grammi di palladio, per 59.990 30 grammi di platino, per 299.990 100 grammi d'oro.
Questi sono gli scaglioni di regali che vengono fatti. Ovviamente, se faccio l'esempio, uno acquista per 8.500 euro, avrà sia i 2 grammi d'oro che i 10 grammi d'argento. Quindi vengono cumulate le cose, non è che debba essere esattamente quella cifra. Sulla base dell'acquisto che ha fatto, vengono selezionati i premi, i più premi possibili, insomma. Benissimo. Prima non so se si era sentito, questa promozione va dal 27 novembre al 27 dicembre e viene applicata su tutti gli acquisti fatti, e quindi con i bonifici pervenuti da Ovesta, entro il 27 di dicembre. E Benissimo. accreditati immediatamente insieme all'accredito della grammatura acquistata. Va bene, benissimo, benissimo. Allora, dunque, ci sono altre domande? Edi, avevi delle domande, no? Mi sembra. Prego. Non siate timidi, eh? Cerchiamo di, anche se le domande magari, cioè, possono essere, sembrare banali, niente banale, eh? Io naturalmente saluto Max, Susanna, Tamara, Giorgio, Magda, tutti gli amici da Cota, ciao da Cota, come stai? Andy, prego, 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 vieni, dimmi. Io volevo un'informazione Dai. sulle monetine, diciamo di piccolo taglio, insomma, Sì, sì, che avevo sentito parlare, non so, forse un seminario fa, insomma, adesso una settimana sì. fa, forse. Allora, qual è la domanda? In generale vuoi un'informazione? Cioè, cosa pensi io delle Volevo monetine? sapere di che grammatura sono, se hanno una, diciamo, commerciabilità facile, Sì. di che grammatura sono, se hanno sempre i requisiti di saggiatura incorporati, cioè nel senso che non bisogna fare saggiature. Cioè, nel caso di un, per esempio, baratto, ok, io prevedo il peggio. Insomma, uno ha delle monetine. Allora, vediamo di fare il punto. Capito, capito, capito. Sì. Allora, dunque, in termini generali, io suggerisco di comprare, di mettersi in casa dai 5 ai 10 mila euro di monetine. Potete acquistare oro e argento. Le monetine di argento, se le trovate, sono un pochino più facili da gestire perché hanno un valore minore. Ecco, però anche se le trovate d'oro, non avete dei costi, come vi ci ha spiegato prima il dottor Manca. Se comprate delle pezzature di grammatura piccola, 1, soprattutto 5, pagate il costo di conio, quindi costano in proporzione un pochettino di più. Però anche qui vale il discorso che dicevo prima, cioè se l'azienda che ve le vende è un'azienda di un certo livello, è tutto impacchettato come se fosse food delivery e voi le potete smerciare col baratto, quello che vuoi, e va bene lo stesso. Le mettete lì in casa e non ci sono problemi. Allora, io approfitto per dire questa cosa qui per dirvi che siamo in contatto con una raffineria, e questa è una cosa mia, perché non ha niente a che fare con Vesta, come abbiamo visto. A Ovesta vi consegna, in Italia vi consegna anche lingottini d'oro dell'azienda numero uno al mondo, intendiamoci. Io però, per dare un'alternativa a molti che me l'hanno chiesto, ho preso contatto con una raffineria nella zona di Milano, con la quale sto concludendo un contratto, ricordo un accordo, né, un contratto. Questa è un'iniziativa mia, per cui, quindi tutti coloro che vorranno comprare le monetine possono già contattarmi dicendomi le pezzature che vogliono. Ricorda che in questo caso la consulenza è gratis, basta che mi chiamate, si decide insieme la grammatura, l'importo, eccetera. Io lo comunico all'azienda. Una volta che abbiamo definito tutto, vi spiego i dettagli, mandate i soldi e l'azienda, conto corrente naturalmente della raffineria, e la raffineria vi manderà le monetine secondo
gli accordi presi. È una cosa anche abbastanza semplice da fare, oppure potete andare, se vivete nella zona della Lombardia, potete anche andare direttamente e comprare direttamente, va bene lo stesso. Quindi tutti dovremmo avere dai 10 ai 10.000 euro di monetine, in questo caso d'oro, loro trattano l'oro, in casa. No, io per quantitativi superiori, come dicevo prima, non li posso consigliare per la semplice ragione che se si va incontro al grande reset e questi rastrellano tutto, poi dopo vengono a casa vostra e voi mi dite ma hai consigliato di comprare l'oro e adesso me l'hanno sequestrato tutto. No, ecco, diciamo che per un calcolo sul rischio mi prendo la responsabilità di suggerirvi fino a 10.000 euro, di più no. Bene, Luca, buongiorno. Allora, ci sono altre domande? Scusa, sì, in rapporto sì, a quello che hai detto appena adesso, ma allora non sarebbe più consigliabile, invece di tenerle a casa, acquistare questa grammatura di oro o d'argento e poi eventualmente in caso di necessità farsele consegnare sotto forma di monetine? È fattibile questa opzione? Sì, è fattibilissima questa opzione ed è la mia preferita. Io ho optato per la soluzione di buon senso, perché molti possono pensare che te vuoi stoccare tutto in ovesta, te non vuoi, ma alcuni mi hanno detto Maria Benissimo, ma allora noi dobbiamo tenere tutti i nostri soldi in ovesta, non li vediamo mai, questo oro non lo vediamo mai, io non mi voglio trovare in situazioni abbastanza ridicole come questo qui. E voi siete adulti e vaccinati, no? Come si dice una volta. Ecco. Fate quello, io vi do il mio parere, poi fate quello che ritenete più giusto di fare. Irene, io non ho per me sfondi una porta aperta. Io te lo dico onestamente, io sono in Tanzania, sono tranquillo, no? Ma io non ho monetine, eh? Io ho tutte le nuove veste, che me ne faccio monetine? Io qui vado in giro, sono in Africa, trovo tutto l'oro che vogliono, che voglio, cosa me ne faccio di tenere le monetine in casa? Capisci che ti voglio dire? Io sono fuori da tutto il sistema, quindi anche lì dipende da dove siete, da quello che fate, dalla situazione vostra. In una situazione come la mia non serve assolutamente a niente, però magari nel caso tuo, vedi te, scegli te, è la scelta tua, ecco, insomma, come credi. Ok, no, ma io preferisco la prima opzione dello stoccaggio, sicuramente io a casa non tengo neanche quasi soldi, perché non si sa mai, ti vengono a rubare, voglio dire. Ma infatti assolutamente, ci sono dei consulenti, no, faccio il nome, no? Anche per tanto tempo hanno suggerito di seppellire l'oro in giardino. Ma ecco, ma come si fa a dare un suggerimento del genere? Ma come, io non dormirei a notte avessi l'oro seppellito in giardino, ma come si fa a fare una cosa del genere? E la motivazione dice, ma perché suggerite questa cosa? Perché l'oro deve stare più vicino possibile a dove vivi. Cioè, ma che senso ha una cosa di questo tipo? Eppure sono consulenti d'oro e fanno anche, mi sembra di aver capito, un certo tipo di lavoro. Questo l'ha suggerito anche per tanti anni Morisan, poi adesso si è buttato sulle cripto, lasciamo perdere, però anche lui suggeriva questa cosa qui, e è stato anche questo motivo di discussione quando ne abbiamo parlato. Sono stato in contatto con Morris perché cercavo di portarle in ovesta, potevamo fare un bellissimo lavoro insieme, no? Poi se uno se lo vuole consegnare a casa, benissimo, però io a casa, anche in cassaforte, non lo terrei assolutamente, dormirei la notte. No, ma infatti ti vengono dentro come niente. Ma quindi si può acquistare, allora riassumo, una per vedere se ho capito bene, una pezzatura di oro o di argento e poi eventualmente in un secondo momento farsela consegnare non solo sotto forma di lingottini ma anche sotto forma di monete, è così? Certamente, molto flessibile. Questa cosa qui, credo che con Ovesta potete prendere solo lingotti, Ovesta non tratta moneta, perché Ovesta, come ho ricordato tante volte, è un po' la Mercedes del mercato dell'oro, in un certo senso. Loro alcune cose dove non hanno margini, naturalmente, non le trattano, quindi hanno lingottini
delle RAUS, ma non hanno monetine, però le monetine ve le posso far avere io dall'altra azienda, quindi non vi state a preoccupare, capisci? Ok, ma l'altra azienda lo fa lo stoccaggio? No, l'altra azienda non fa stoccaggio, e approfitto per dirvi una cosa molto importante. Io sono entrato in contatto, ho fatto una ricerca di mercato, sono entrato in contatto con un'azienda, ora non voglio fare il nome, che ho anche suggerito in passato, e mi sono reso conto con sorpresa, perché non lo sapevo, che fa anche stoccaggio d'oro. Allora, io facendo le mie ricerche chiedo sempre di qui, di là, di su, di giù, e uno dei proprietari di queste raffinerie con le quali sono in contatto io in maniera molto generica, gli ho chiesto se facevano stoccaggio e lui mi ha detto no, non facciamo stoccaggio per due buone ragioni. La prima ragione è perché ci vuole una licenza particolare che è molto difficile ad avere e costa un bel po' di soldi, e la seconda perché già in passato in Italia ci sono state un sacco di truffe per cui ti vendevano sempre il solito pezzettino di lingottino d'oro e poi nel cavò non avevano niente, e allora dopo queste mezze truffe io ho deciso di non farne più niente. Quindi state molto molto attenti a tutte quelle aziende che in Italia vi fanno stoccaggio, eh? Quindi vai tranquilla, compra l'oro in Ovesta, te lo farai magari consegnare a Lingozzini, che vanno bene lo stesso, non ti preoccupare, non ti stare a focalizzare sulle monetine. Se proprio vuoi qualche monetina, intendiamoci, di poco conto, te la faccio mandare io, non ci sono problemi, va bene? Ok, ok, perfetto, ti ringrazio. Prego, Irene, grazie a te. Allora, altre Walter? Pronto? Buongiorno. Ho detto delle stupidaggini, no, va bene così. Correggimi, eh? Sì, buongiorno, chi sei? Luca? Prego, prego. Sì, sono Luca, ciao, buongiorno. Ciao. Guarda, solo un'informazione. Ho sentito questa notizia che, stando a quello che hanno deciso Basilea 2022, le banche dovrebbero avere nelle loro casse, diciamo così, degli asset sicuri, e pare effettivamente che questi asset sicuri siano assolutamente l'oro, perché comunque titoli di Stato non sarebbero facilmente liquidabili. Volevo sapere se anche tu avevi ricevuto questa notizia. No, io non ne so niente in particolare, so da tempo quello che sappiamo tutti, che la Cina e la Russia stanno comprando grandi quantità d'oro, perché è l'unica garanzia possibile che esiste. Walter, ne sai niente te di questa notizia? No, diciamo che ne ho sentito parlare, nel senso che dovrebbero arrivare ad avere queste coperture sulle operazioni finanziarie, ma di concreto mi pare, da quello che so io, che non ci sia ancora granché. Non c'è granché, anche perché adesso non hanno granché soldi per comprare l'oro, eh? Però colgo l'occasione, ti ringrazio Luca della domanda, per dirvi che un'altra cosa sulla quale dovete ragionare, no? L'oro si compra in dollari. Come vedete adesso c'è una situazione tale, secondo me creata d'arte, per indebolire la Russia da una parte e l'Europa dall'altra, a scapito dell'Europa in questo caso, che ha già perso la moneta, ha già perso il 13-14% in poche settimane. Quindi se questa guerra stramba va ancora avanti, come purtroppo io penso, potrebbe andare anche oltre il 2025, e potrebbe innescare anche la terza guerra mondiale, stiamo molto attenti. Se voi capite che in un momento già di difficoltà economica causata da questa finta pandemia di questi due anni, se poi ci si mette la guerra, ci si mette tutti gli altri problemi, il dollaro si apprezza, ed è per questo che l'oro ha perso un pochettino, adesso ha già recuperato, ha perso un pochettino nelle ultime settimane, ma soprattutto la vittima predestinata sarà l'euro. E come vedete, in questi casi la Banca Centrale Europea non fa assolutamente niente. Non c'è stata una comunicazione, un intervento, assolutamente nulla,
a supporto della moneta che stampano, mentre la Federal Reserve ogni volta che c'è una situazione particolare interviene. Poi che intervenga bene o intervenga male, lasciamo perdere. Allora, se voi avete un interesse, siete tutti qua a ascoltare, no? State attenti, attenti bene, perché poi magari fate ovviamente molta attenzione al prezzo di acquisto delle varie aziende, no? Quando dovete comprare l'oro, però perdete di vista un fatto fondamentale, che è quello del tempo, perché più tempo perdete, più l'euro si deprezza e l'oro comprate. Quindi tenete presente che dovete, entro la fine dell'anno, secondo me, entro la fine dell'anno vi dovreste dare un obiettivo e fare qualche cosa, comprare qualche cosa, perché se parte poi l'inflazione, come per esempio c'è adesso in Argentina, inflazione al 200% all'anno, a perdere un altro 20-30% nel prossimo trimestre, nel prossimo quadrimestre, non ci vuole nulla. Vi invito a riflettere non soltanto quindi sul prezzo dell'oro di oggi, ma del fatto che voi non comprate in dollari, comprate in euro. Ci sono altre domande? Luca, hai altre domande? Io ho delle cose da leggere. No, no, grazie, siete stati esaustivi, grazie mille. Prego. Solo una piccola cosa. Se poi in seguito è possibile avere una specie di, cioè di conoscere il piano di acquisto rateale dell'oro, cioè certamente lo fanno, perfetto, quindi lo fa anche a Westa. Queste cose se ne occupa il dottor Manca quando finiamo la trasmissione. Certamente fa piano di accumulo. Questa è stata una delle prime che ha inserito il piano di accumulo, addirittura a partire da 25 euro al mese, giusto Walter? Corretto, ci sono tre livelli di piani di accumulo, il primo parte proprio da 25 euro al mese, quindi rivolto a chiunque. Bene, magari a fine trasmissione se mi si manda oppure se mi si dà il link dove andare a vederle, volentieri. No, ne devi parlare con il dottor Manca di queste cose che ti spiega. Va bene, lui, d'accordo. No? È meglio parlarne direttamente con lui che purtroppo guardare sul sito, perché tante volte è dispersivo e lui ti spiega tutte le cose in dettaglio. Sì, se perché vuoi, ti posso mandare il suo contatto. Mm-hmm. E poi vi sì, per, molto volentieri. Sì, perché per esempio uno può partire con un tipo di accumulo, esempio 100 euro al mese, e poi volevo anche chiedere se in seguito si può accelerare, nel senso che si parte con 100, poi a un certo punto si dice ok, posso passare a 200 al mese. Prego, Walter, se vuoi dare la risposta. Sì, però, allora, i depositi con Avesta hanno la bellezza di essere elastici e utilizzabili come uno preferisce. A seconda del piano di accumulo viene fissato esclusivamente la cifra minima, cioè sulla Smart si prevedono i 25 euro come minimo, ma uno potrebbe fare anche 300, 1000, quello che vuole. Poi non c'è una cadenza prefissata, perché uno acquista quanto vuole e quando vuole. Si può fare il piano di accumulo, cioè con l'ordine permanente, che può partire da 100, lo può integrare, può fare versamenti integrativi, sospendere gli acquisti perché magari per un periodo non ha la liquidità, per cui massima flessibilità. Perfetto, prego. Grazie. Prego. Prego. Altre domande? Sì, buongiorno Max. Una domanda, anzi due. Qui sì. Parlando della ditta su Milano, la nuova società che stai contattando tu. Non so se la domanda può essere banale, c'è differenza come prezzi comprare l'oro lì o comprarlo in Aovesta? Non so se hai capito la domanda. E seconda domanda, allora, si può andare lì e comprare anche in contanti? Allora, dunque, alla prima non è che non ti voglio dare la risposta, ma alla prima ci stiamo ancora lavorando e finché non ho i numeri certi non ti posso dare questa risposta. Sto ancora lavorando per vedere un attimo, ancora aspettando un'offerta
precisa sui prezzi che hanno. La seconda certamente sì, certo, certamente. Immagino di sì, vai quei soldi e compri loro che vuoi, certo, vai, prendi un appuntamento, certo. E posso magari aggiungere... No, prego Walter. Sulle operazioni in contanti bisogna anche capire di che cifre si sta parlando. Esatto. Perché andare a Monaco di Baviera, Holzkirchen, dove c'è la sede di Auvesta, con 100.000 euro, Auvesta dice volentieri facciamo tutto, però andiamo insieme in banca. La banca deve identificare chi sta facendo l'operazione in contanti e con tutta probabilità, per come stanno andando le cose a livello bancario adesso, farà una segnalazione di operazione sospetta alle autorità italiane, la banca è non Auvesta, per cui ci andrei un pochettino cauto sul discorso di andare ad acquistare in contanti. Sì, però scusami Walter, qui non si parla di Auvesta, si parla di un'azienda di Milano, al limite è l'azienda stessa, no? Che farà, che insomma spiegherà esattamente qual è il limite oltre il quale non si può andare e magari dopo bisogna fare il bonifico oltre quell'importo. Si parla sempre di piccoli acquisti, no? È chiaro. Ah beh, se è piccoli acquisti, sì sì, allora nessun problema, assolutamente. Capito, chiedo scusa. È chiaro, sì, no? Sì. Si parlava di piccoli acquisti, immagino, no Gianluca? Sì sì, 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 sì. Era intorno ai 10.000, anche meno, però era appunto capire se si poteva andare con questa cifra. Sì. Allora a questo punto aspetto il tuo, chiamiamolo, accordo con questa società. Io comunque... devo ancora e farò anche con Auvesta la mia cosa e quindi vorrei fare con Auvesta. Gianluca, sei pronto? Con Auvesta è tutto in sospeso, no? Ricordi? È in sospeso, sono pronto al 90%, manca pochissimo, ma entro, visto che adesso c'è anche la promozione di Natale, vorrei approfittarne e io ho parlato anche con il dottor Manca, quindi sono abbastanza avanti e un po' tutto, devo solo attivarmi io. Grazie. Va bene, prego Gianluca, grazie a te. Grazie. Prego. Altre domande? Ci sono altre domande? Mi sentite? Sì, sì. Sì, sì. Ah, ecco, sì. Scusatemi, siccome ho sentito un rumore un po' strano. Allora, io in chiusura vi leggerei quello che è stato, per chi non mi ha seguito nei precedenti interventi, quella che è stata la conclusione nel report finale che hanno scritto al G20 di Bali in Indonesia, che si è tenuto dal 15 al 16 di novembre. Non sto a leggervi tutto naturalmente, però siccome si parla di obbligo vaccinale, no, la notizia del giorno è questa qui. Allora, al punto 23, ci sono due paragrafetti, ho diviso due paragrafetti, vi leggo quello più significativo. Si legge, loro dicono, riconosciamo l'importanza di standard tecnici e metodi di verifica condivisi nel quadro dell'IHR, che vuol dire International Health Regulations del 2005, per facilitare viaggi internazionali senza soluzione di continuità interoperatività e riconoscimento di soluzioni digitali e soluzioni non digitali, inclusa la prova delle vaccinazioni. Sosteniamo il dialogo e la collaborazione internazionale continui sulla ricerca di reti sanitarie digitali globali affidabili come parte degli sforzi per rafforzare la prevenzione e la risposta a future pandemie, che dovrebbero capitalizzare e basarsi sul successo degli standard esistenti e dei certificati digitali Covid-19. Beh, non è ancora legge, è una disposizione, ne riparleranno di nuovo a dicembre, però ce l'hanno detto in tutte le maniere che andiamo incontro verso la vaccinazione obbligatoria per tutti. Allora, io ho la soluzione a questo problema, chi mi vuole contattare lo può sicuramente fare, e vi volevo già a margine, in chiusura, vi volevo dire che al G20 sono stati invitati, quando io ho letto G20, io ho detto ma mi fai andare a vedere chi sono, no?
le aziende, cioè questi benedetti G20, da chi sono costituiti, va bene? Perché io ero rimasto a G7, G8, ricordate. E nell'elenco, ora l'elenco ora non ce l'ho, però c'è Argentina, Australia, sono tutte le aziende principali, tutte le nazioni principali. Si legge Francia, Germania, Inghilterra. Si prosegue fino alla fine, al 20° punto c'è la Comunità Europea. E io mi sono chiesto, ma perché Francia, Germania e Inghilterra non sono nella Comunità Europea? Allora, come ho detto anche la volta scorsa per battuta, queste cose qui non capitano a caso, eh? Se loro hanno distinte, tenute distinte le posizioni di Italia, Francia e Germania da quelle dell'Europa, vuol dire che c'è una ragione. Io non so quale sia la ragione, la ragione potreste forse anche pensarla in maniera logica, e questa è una prima anomalia che ho notato. La seconda anomalia è che quando si va a vedere, hanno invitato, no? Hanno invitato anche altre istituzioni, altre nazioni, per esempio, queste ve le posso anche leggere, hanno invitato come ospiti la Cambogia, le Fuji, l'Olanda, il Ruanda, il Senegal, Singapore, la Spagna, il Suriname, che è una nazione a nord del Brasile, l'Ucraina, l'Ucraina e gli Stati, gli Emirati Arabi, che si chiamano Emirati Arabi. Poi hanno invitato anche delle organizzazioni internazionali, che sono la FIFA, la Banca Mondiale, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, le Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'ILO, si chiama ILO, International Labour Organization, non sapevo neanche esistesse. Sì. Poi hanno invitato l'International Olympic Committee, Comitato Olimpico Internazionale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, naturalmente il World Economic Forum di Klaus, come si chiama, Schwab, e la Banca per lo Sviluppo dei Paesi Islamici e la Banca per lo Sviluppo dei Paesi Asiatici. Ora, qui naturalmente le anomalie quali sono? Sono la FIFA e il Comitato Olimpico Internazionale. Che cosa ci stanno a fare due organizzazioni di questo tipo all'interno del G20? Ci stanno a fare che fanno tutte parte del grande club e quindi tutte le direttive che saranno poi seguite dalle nazioni che fanno parte del G20, ricordo, queste sono tutte, i cittadini di queste nazioni si dovranno vaccinare tutti, che piaccia o che non vi piaccia. Più le altre di queste organizzazioni fanno parte tutte dello stesso club, dello stesso grande club di cui Giorgio Carlin ci parlò tanti anni fa. È un comico tipo alla Grillo, no? Ci dicono le cose, le buttano lì, in parte sono anche vere, noi pensiamo che siano delle battute, no? Pensiamo che siano dette per far ridere, in effetti purtroppo sono verità. Ci sono altre domande? Dottor Max, io gliele ho mandate in privato. Mi trovo meglio a scrivere che a parlare. Va bene, Tamara, ti rispondo su, eccola qua, la vedo adesso. Posso risponderti leggendo le tue domande oppure vuoi che ti risponda in privato? Se possono essere d'aiuto anche agli altri. Allora, la prima domanda dice, quindi dobbiamo... Sì, le leggo. Allora, prima domanda, quindi dobbiamo convertire euro in dollari per acquistare metalli preziosi? No. Nel momento in cui voi comprate metalli preziosi, automaticamente comprate oro e lo tenete lì. Ecco. Però dovete farlo abbastanza presto, perché se tenete euro in banca, che non, magari non vi rendono niente, e poi si va incontro a un minimo di inflazione, come abbiamo visto, a perdere il 10, 15, 20% ci vuole poco. E dopo, quando vi ritrovate, andate comprare l'oro, comprate il 20% d'oro meno, no? Mi sembra evidente, ma ne comprate forse ancora meno, perché se nel frattempo il dollaro si rivaluta, ne comprate ancora meno d'oro, oppure il dollaro si apprezza meglio, ne comprate ancora meno. Quindi siccome l'oro ha ancora un prezzo buono, 56, 57 è un prezzo buono,
era anche a 52-53, no? E secondo me il trend è quello che si rialzerà, e non dovete poi perdere troppo tempo, perché dopo l'euro vi cale da una parte, il prezzo dell'oro aumenta dall'altra, e voi magari rischiate di perdere il 30-40% del potenziale di acquisto. Bene. Domanda 2. È possibile dare mandato alla banca personale dove si ha il conto per pagare Ovesta mensilmente una quota? Sì, questo fa parte dei normali bonifici, delle transazioni. Prima di tutto bisogna aprire il conto con Walter Manca, e poi immagino che tutte le banche fanno queste operazioni. Ti metti d'accordo con la banca e dici: ogni mese voglio mandare 50 euro al bonifico, metti lo SWIFT, il Liban, tutto quello che è, e la banca ti farà pagare qualcosa, ma automaticamente ti manda i soldi per l'acquisto dell'oro. Terzo punto, quanto costa lasciare i preziosi da Ovest? Allora, qui ci sono, mi chiede quanto costa lo stoccaggio. Walter, ci puoi dare la risposta a questa domanda? Ci sei? Sì, eccomi qua. Allora, il deposito nei depositi di sicurezza e con l'assicurazione al 100% dei metalli depositati varia il costo a seconda che si tratti di uno dei tre piani di accumulo oppure dell'acquisto Royal Class, che è quello cui facevi cenno tu, a partire dai 25.000 euro. Sarebbe da 50, ma vengono accettati anche questi versamenti, questi acquisti inferiori. E il costo sui piani di accumulo, essendoci proprio una gestione mensile e anche frazionata, ha un impegno leggermente maggiore, quindi costa 0,08% mensile sul depositato, mentre la Royal Class 0,025% sul depositato, sempre mensile. Alla fine è un costo, direi, abbastanza contenuto, sicuramente in linea con le cassette di sicurezza. Se posso aggiungere una cosa a un argomento trattato all'inizio di questo incontro, cioè sul fatto se l'oro depositato in cassette di sicurezza possa essere sequestrato e confiscato, e tu hai dato l'esempio del 33 negli Stati Uniti, Massimo, aggiungerei una cosa: abbiamo purtroppo avuto un esempio molto più recente, e cioè con la Grecia, come da un giorno all'altro le banche siano state chiuse, per cui se hai la cassetta di sicurezza in banca il problema non è magari neanche quello della confisca, ma molto più grande è quello dell'accesso, quindi non hai più accesso alla tua cassetta, ed è una cosa che possono fare, e abbiamo già visto che, perché l'hanno già fatto. Grazie Walter, mi era scappato. Prego. Questo sì, grazie. Prego. Allora, benissimo. Allora, dunque, il quarto punto, punto 4, Tamara, non sono sicuro di aver capito bene. Dici: come si fa a vendere al bisogno e metalli in deposito e ci sono tasse sulle... tra privati come avviene? Allora, dunque, quando te hai... Ma va, mi sentite? Culo, va. Ehi, chi è che parla? Chi è che parla? Aspetta, chiudete il microfono, per cortesia, Allora, dicevo, sì, quando te hai aperto il conto, in qualsiasi momento puoi vendere, e a Westa ti riaccredita i soldi che vuoi sul tuo conto corrente. Sull'oro non ci sono tasse. Quando voi aprite il conto con Ovesta potete scegliere la percentuale dei metalli che desiderate, potete comprare tutto oro 100%, io per esempio ho comprato 50% oro, 20% palladio e platino e 10% argento. Queste percentuali possono essere cambiate in qualsiasi momento, non c'è nessun tipo di vincolo, assolutamente. Nel momento in cui vi fate consegnare a casa palladio, platino e argento, ci pagate l'IVA. Finché li tenete in stoccaggio invece in deposito, non dovete pagare nessun tipo di IVA. È corretto, Walter, quello che dico? Perfetto, esattamente così. Sai che sto imparando tante cose, Vedi, piano piano. Non si finisce mai di imparare.
Prego Tamara, allora hai altre domande? Benissimo, benissimo, ti ringrazio. Se ci sono altre domande siamo a disposizione. Benissimo. Allora, c'è nessun altro che ha delle domande? Siamo quasi in chiusura. Io non ho problemi di tempo, perché per me sono mezzogiorno e mezzo, ma non ho assolutamente problemi. Non voglio... Prego. Prego, se avete delle domande andiamo pure. Prego. Io chiedevo perché per il palladio, il platino e l'argento alla consegna si paga l'IVA e per esempio per l'oro no, dato che sono materiali di investimento d'accumulo, di investimento sì, a lungo termine, insomma, allora, sono una speculazione. La risposta a questa domanda credo di avercela io. Allora, io spiego nel report a un certo punto che l'oro ha un valore spirituale molto particolare per l'elite, l'ha sempre avuto, è stato venerato alla stregua di Horus. Infatti, se vedete, io ho scelto quel logo lì che vedete sul logo del consulenza online, non è un logo a caso, perché le cose a caso non si fanno. Uno che si occupa minimamente di grafica, come ho fatto io per tanti anni, pubblicità e adesso anche di simbologia, un pochettino, non può aver scelto un logo di quel tipo a caso. L'ho scelto e l'ho ripreso dal libro di Ferdinand Lips, e il concetto è quello che collega tutto il triangolo piramidale, no, della massoneria, diciamo così, con l'oro di Horus, quindi dell'antico Egitto. Perché in passato l'oro è stato venerato, così come è stato venerato Horus, e è stato venerato il dio Sole. Nel capitolo 3 io spiego che nell'antichità, un pochino in tutte le zone del mondo, no? Chiamiamolo all'epoca, tutti i villaggi, chissà che c'era, però veniva venerato il dio Sole, perché senza Sole non c'era vita. E quindi loro pensavano che il creatore fosse il sole. In effetti, se ci si pensa un attimo, il nostro creatore, comunque chiamiamolo come si vuole, è comunque una grande energia pensante che ha la capacità di creare delle cose. E non è detto che non sia in qualche maniera collegata anche al sole, perché il sole è comunque energia elettromagnetica. Quindi per darti la risposta, non viene... In tutto il mondo praticamente quasi non viene tassato l'oro, perché viene considerato alla stregua di un dio, mentre invece ovviamente la posizione degli altri metalli è completamente diversa. So se ti piace la risposta, ma questa è quello che ho evinto io dalle letture che ho fatto. Prego. Sono altre domande? Non siate timidi, Io invito tutti, soprattutto i neofiti, siamo in chiusura, ricordo alcune cosette, i neofiti, a leggersi il mio report che trovate, report sulla storia dell'oro, la storia di un tradimento, che trovate sul mio sito amenteaperta.net. Sul sito ovviamente trovate anche le informazioni relative al piano, tutti i miei video, le informazioni relative al piano B e piano C per spostarsi anche temporaneamente in Tanzania, e poi anche il nuovo bottone sui safari, perché adesso sto organizzando anche un po' di safari. Una volta letto attentamente il report, mi chiedete le integrazioni, vi leggete bene bene anche quelle, a quel punto in teoria dovreste chiamare me per gli ultimi chiarimenti, eventualmente domande, una cosa di questo tipo. Con questa chiudete la prima fase e se poi ritenete che ci siano le condizioni per andare avanti, vi metto in contatto col dottor Manca, aprite il conto e andate avanti aprendo il conto. È vero che aprire un conto con Auvesta non costa assolutamente niente, però per mia posizione personale ritengo che nel momento in cui decidete di procedere nell'apertura del conto, decidete anche poi di mandare il bonifico. Non mi piace vedere che ci sono troppe posizioni sospese di persone che hanno aperto il conto ma poi non hanno
fatto di niente, allora meglio nemmeno aprirlo, appunto. Questa è la mia posizione personale, intendiamoci. Poi, per quello che riguarda la trilogia, io agli amici che mi seguono su questo canale e il canale Destinazione Estero, mando il link gratuitamente della trilogia che io ho scritto, naturalmente nel formato ebook, me la richiedete e ve la mando, non ci sono nessun tipo di problemi. Tutte queste link e informazioni naturalmente potete condividerle con persone delle quali avete stima. Lo stesso discorso per il discorso lì che si faceva in relazione alla soluzione, all'imposizione vaccinale, tutte queste cose che naturalmente con molta discrezione potete sicuramente condividerle. Io considero tutte queste piccole iniziative un atto dovuto. Naturalmente noi abbiamo capito che siamo sotto attacco, se non abbiamo capito ora non lo capiamo più, perché che cosa ci devono fare più di quello che ci stanno già facendo e che ci hanno fatto in passato, e dobbiamo difenderci. È il nostro dovere e diritto difenderci difendere noi e la nostra famiglia e i nostri cari in una situazione di pericolo. Questo dovremo farlo in tutte le condizioni possibili e immaginabili. E questa ritengo che sia, purtroppo questi anni, sono anni in cui noi saremo sotto il mirino, perché questa grande operazione che stanno portando avanti, ormai dovremmo aver capito, non ha niente a che fare con nessun tipo di Covid, e questi vaccini sono stati, vaccini io chiamo stracchini, sono stati messi a punto per ridurre la popolazione mondiale, e basta. Io mi prendo la responsabilità di quello che vi dico. Ho visto ieri un documentario di cui mi avevano anche già parlato. Il documentario purtroppo è in inglese, però si chiama Died Suddenly, scritto Died Suddenly. Chi vuole me lo richiede, gli mando il link volentieri. Purtroppo è in inglese. Però guardate, anche solo guardando, è una cosa veramente penosa, roba, quello che trovano nei cadaveri di questa gente. Cioè, anche con i sottotitoli. Ah, brava! Io l'ho guardato tutto, ci sono stata malissimo. Esatto, tra parentesi, difficile. Con i sottotitoli difficile. In italiano, per chi vuole andare un pochino più veloce. Io l'ho visto su Rumble ed era in inglese, non credo che ci siano i sottotitoli in italiano. Se per cortesia mi mandi il link. Come no, ci volentieri. I sottotitoli su Rumble, ecco, bravo, me lo mandi, ora ricontrollerò anche questo. E poi ti voglio mandare anche un'altra cosa. Praticamente quello che il governo, dato che è un piacere scambiare idee, ti do del tu con te, Max, è un piacere. Ti voglio mandare anche un'altra cosa a proposito di quello che tu dicevi del Grid Reset, cosa sta facendo la Meloni, cosa anzi hanno firmato appena adesso il pacchetto. Diciamo, adesso non so, perché io dopo resetto anche nella mia mente, sennò qua si impazzisce. È praticamente il piano d'acquisto del governo di qui al 25. Sarà molto interessante vedere questo governo rivoluzionario. Poi quello che... governo rivoluzionario un tubo, perché cioè, la rivoluzione è che... Non mi esprimo come dovrebbe essere. Che non c'è nessuna rivoluzione. Io no, prima, peggio. Molti mi chiedevano, ma allora non cambia niente dopo le elezioni. Mi sembra che hanno investito 650 o 640, adesso cifra più, cifra meno, milioni di euro per l'acquisto di vaccini da qui al 25. Quindi sì. Non abbiamo nessuna pandemia in questo momento, giusto? Negli scorsi due anni non sono arrivati a spenderne 300 milioni. Come mai adesso punto in bianco 640?
Allora, i vaccini e i tamponi che sono stati distribuiti nel 2020, quando è iniziata la prova, sono stati prodotti almeno nei precedenti 10 anni, perché per produrre una tale quantità di vaccini non è che si possono produrre miliardi di vaccini in pochi mesi, un po' di buon senso. Non solo, io ho messo il link sulla trilogia, facendo vedere che le principali nazioni avevano comprato i tamponi 2 o 3 anni prima. Quel link adesso non è più disponibile. Beh, certo, per forza non è più disponibile. E tolgono in continuazione video. Perché non vogliono che la gente colleghi i puntini. Allora. Comunque ti manderò proprio, sì, non è un bravo. Video, sono dei cartacei governativi, sì. In cui tu puoi evincere esattamente le cifre, dove sono destinate, quali sono le motivazioni. Ma, perché... Sapete perché hanno scelto la Meloni? Non lo so, perché è un rifiuto organico? No, di solito il melone, la frutta si mette nel grigio. Siamo alla frutta. Ah, ecco, allora c'è un nesso. Dal punto di vista simbolico hanno voluto confermare che siamo alla frutta e hanno scelto la melone. Più chiaro di così? Può sembrare una battuta un po' così, però questi si divertono anche in tante maniere, non pensate che... Loro si divertono molto a fare queste cose. Se collego al fatto che i satanisti amano le icone, amano il figurativo, chiamiamolo così, adesso mi sfugge il termine perché proprio sono tanto stanca. La simbologia, simbologia. La simbologia, perfetto, okay. Esatto. Ecco, qui ci siamo perfettamente col discorso, ci siamo perfettamente. Va bene, benissimo, allora ti ringrazio. Eddie, ci sono altre domande? Se no magari chiudiamo qua. Prego. Scusa, prego. Volevo chiederti, per il discorso della soluzione della vaccinazione ci rispondi in privato, noi ti scriviamo e ci rispondi in privato. Sì, ho visto che mi hai scritto. Come ti chiami? Federico. Federico, ti rispondo in privato, certo. Grazie mille, gentilissimo. Prego, ciao. Allora, altre domande? Sì, io ho una domanda, buongiorno. Prego. Volevo sapere per curiosità, visto che io sono appesa a pagina 390 della trilogia, quanti anni ci ha messo per costruire tutto questo fascicolo? Incredibile. Beh, quanti anni ci ho messo? Diciamo che le prime letture, no? Su questi autori, i primi video... Ho iniziato a vederli quando è venuto fuori YouTube, no? Io ero in America, mi sono spostato in America nel 99, io non guardo la televisione dal 2004 e quindi a memoria posso dire che ho iniziato nel 2004, nel tempo libero, io ho sempre preferito ascoltare autori alternativi piuttosto che ascoltare la CNN. Tanto ho levato la televisione di casa, anche per i miei figli, e dovendo ovviamente migliorare l'inglese devi sempre ascoltare molto e lì ho cominciato poi a salvare, insomma, a selezionare gli attori, a salvare gli interventi più importanti. Quando poi mi sono trovato a stare a casa senza fare niente, era nel febbraio marzo del 2020, ho chiamato il mio amico Ubaldo Croce e ho cominciato a leggere alcuni testi tradotti da me degli interventi di questi autori. E infatti, ancora adesso, il primo intervento che ho fatto è poi diventato il capitolo 1 e il secondo intervento è diventato il capitolo 2. Quindi sono stato anche abbastanza fortunato nella selezione di tutto questo lavoro che ho fatto, perché mi è venuto abbastanza organico senza che io ci abbia sinceramente pensato più tanto. È stata una cosa molto spontanea. E di lì siamo arrivati poi al capitolo 10 del pentagramma segreto. Quindi per darti una risposta, io non lo so il tempo che ci ho impiegato. Ci ho impiegato dal punto di vista tecnico, quando mi ci sono messo a lavorare, dal febbraio-marzo del 2000 fino all'anno successivo, perché poi io sono venuto qua
in Tanzania nell'aprile del 2021 e il libro era già stato pubblicato su Amazon. Ho dovuto fare soltanto delle piccole correzioni cammin facendo, che è stata una cosa molto difficile, tutte le correzioni, l'editing, ho fatto praticamente quasi tutto da me. L'ho potuto pubblicare soltanto perché, essendo pubblicitario professionista, in computer so tutto quello che devo fare, no? Dal punto di vista delle applicazioni che mi serve, copia e incolla, Photoshop, non Photoshop, eccetera, perché sennò diventava impossibile farlo. E quindi non so che dirti, boh, in termini di ore non lo so. Certamente io ho ascoltato più di, probabilmente, boh, 50.000 video, dico una cifra così, e non so quanti articoli avrò letto, ecco. Ma io ho materiale, Erika, in computer per scrivere un'altra trilogia, eh? Almeno un'altra trilogia, se non addirittura altre due. Però mi fermo qui perché il mio lavoro l'ho fatto. È un lavoro che mi ha preso un sacco di energie, ti puoi immaginare. Sono contento del lavoro fatto, non sono molto contento del numero dei lettori, perché mi rendo conto che è una lettura molto particolare, non è per tutti, e poi va anche riletta perché va digerita, però almeno se la studi e la leggi con una certa attenzione, almeno capisci molte cose di quello che stanno succedendo, no? Sì, volevo fare comunque i miei complimenti perché si vede che c'è un lavoro incredibile dietro. Grazie Erika, ti ringrazio molto. Altre domande? Allora, benissimo, vi ho detto tutto. Chi vuole contattare, il mio indirizzo di posta elettronica è mmguerrieri@yahoo.com. Comunque io credo di aver scritto a tutti, perché voi non mi potete scrivere. E vi scrivo io. Per coloro che magari, non so, se qualcuno mi cerca, mi può trovare come Dottor Max oppure come @ MM Guerrieri, sempre su Telegram. Io mi fermerei qui oggi. Ringrazio il Dottor Manca. Ricordiamo che la consulenza sull'oro è gratuita. C'erano ancora tante altre cose da dire, no? Su tante altre aziende competitors in competizione con Ovesta, magari ne parliamo il prossimo sabato. Io vi do appuntamento per quello che riguarda destinazione estero, per chi è interessato. Tutti voi dovreste avere un piano B nel cassetto oppure un piano C. In Tanzania si sta benissimo, è un paese fantastico sotto tanti punti di vista. Vi do appuntamento a mercoledì sera alle 19 e per la consulenza oro il sabato alla stessa ora alle 9. Io faccio un saluto a tutti e buon fine settimana. Grazie, a presto. Grazie, buon ciao. Buon fine settimana anche da parte mia. Buon fine settimana. Ciao, ciao. Grazie, buon fine settimana.